di DAZN. Tommaso, ciao, ben ritrovato. Ciao ragazzi, è sempre un piacere, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, ciao, ciao, e Tommaso. Abbiamo, diciamo, iniziato questa trasmissione oggi parlando un po' di calciomercato, perché manca una settimana abbondante, ormai siamo arrivati quasi agli sgoccioli. Che impressione ti ha fatto il calciomercato del Milan di quest'anno? È migliore o peggiore rispetto a quello dell'anno scorso? Posto che, ripeto, ancora manca una settimana, però sono stati chiusi quei buchi che si sono poi rivelati nella scorsa stagione? Ma io sono abbastanza soddisfatto nel vedere, no, come comunque, nonostante tutte le difficoltà che si hanno ogni anno nel calciomercato in Italia, ci siano ancora squadre che riescono a investire, come il Milan, anche su profili molto molto interessanti. Penso solo all'ultimo acquisto, Fofana, che è un semi top in Ligana, impareremo ad apprezzarlo anche in Italia, ma se impara a giocare anche in Serie A dal punto di vista tattico è veramente un giocatore con grandi potenzialità e spessore. Sono convinto che il mercato del Milan, come ha sottolineato la società, sia stato un mercato che è andato a limare un pochino quelli che sono i dettagli, no? È andato a cercare di mettere a posto quelli che sono i buchi di questa squadra. Poi il mercato della passata stagione forse è stato più impegnativo dal punto di vista degli investimenti, ma ci sono dei giocatori, e penso a uno su tutti, Chukwueze, che devono evidentemente alzare il livello. Quindi ci sono dei ragazzi che sono arrivati, si sono integrati in questa stagione, quest'anno devono dare qualcosa in più, ed è quello che si aspetta la società. Però i giocatori che sono arrivati, secondo me, penso anche allo stesso Fofana, ma anche a Emerson Royal, Morata, che è sicuramente un profilo che va a sostituire benissimo Giroud, credo che siano i profili che la società voleva almeno all'inizio del mercato. Poi ci si è messo un pochino perché arrivassero, perché poi ci sono sempre i discorsi, no, delle trattative, però io credo che la società sia soddisfatta e abbia dato anche una risposta, no, su quello che può essere il campionato e la stagione del Milan. Tommaso, io invece ti chiedo, siccome Fofana sembra che, appunto, lo vedremo già titolare a Parma, sembra essere già entrato nell'ottica delle prime scelte di Fonseca, secondo te entro quanto potrà incidere, siccome comunque è un giocatore importante, sarà titolare sicuramente del Milan durante l'anno, entro quanto secondo te potrà veramente fare la differenza? Ah, questo è difficile da dire, io credo che ci vorrà un pochino di pazienza, quantomeno per farlo inserire. Ricordiamoci che stiamo parlando comunque di un giocatore che viene da un campionato diverso, proiettato non solo in un contesto completamente diverso, ma con dei compagni con cui dovrà anche comunicare, con un allenatore con cui dovrà comunicare. In generale, ripeto, al di là del discorso prestativo, no, in campo, c'è anche un discorso umano e ambientale che secondo me non va sottovalutato. Però le caratteristiche sono quelle che mancano a questo Milan, perché è un giocatore che fa bene il filtro davanti alla difesa, è bravo nella pressione, quindi nel recupero palla della metà campo avversaria, che è una cosa che, se ci fate caso, è mancata molto nella prima partita del Milan, ma anche nella passata stagione rispetto a quello che ci aveva diciamo così passato il Milan di Pioli, era mancato. E quindi io credo che sia un giocatore molto interessante, che sia un ottimo lavoratore, che arrivi anche nel momento giusto al Milan, perché parliamo di un ragazzo di 25 anni che può ancora crescere tanto, ma ha già una discreta esperienza. Chiaramente deve essere aiutato dalla squadra, perché poi l'inserimento dipende anche dai compagni, dal contesto, dal modo di giocare. Però io sono molto fiducioso, perché le qualità ci sono, soprattutto dal punto di vista fisico. Tommaso, invece ti faccio due domande relative a Fonseca. La prima è se ti piace, e la seconda invece è cosa non ti è piaciuto della prima giornata, appunto. Allora, la cosa che non mi è piaciuta della prima giornata sono le scelte, nel senso che nonostante poi lui abbia voluto far giocare quelli che c'erano di fatto dall'inizio del ritiro, che hanno fatto con lui, no, la tournée americana, io credo che la formazione migliore, al di là di quella che può essere la tabella dal punto di vista fisico, debba essere sempre quella che va in campo, no? Soprattutto in contesti in cui non ci sono le coppe, in cui le partite fitte arriveranno fra un mesetto, quando ci saranno tante partite in Champions League, la Coppa Italia, eccetera eccetera. Quindi io personalmente non ho condiviso le scelte, e credo che poi, rigiocandolo con la partita Fonseca, qualche giocatore l'avrebbe impiegato, uno su tutti Teo Hernandez. Però è un allenatore che secondo me porta grande positività, grande armonia all'interno dello spogliatoio, è uno diretto, è uno autentico, e questo poi alla lunga ti torna indietro. Poi ha ottime idee di calcio, è chiaro che ci vorrà un po' di tempo secondo me per
per vederle. Io condivido molto la scelta della società di Fonseca, perché, ripeto, questo atteggiamento proposto nella squadra in settimana, questa fiducia che lui porta sempre, abbinata alla sua grande capacità, no, di gestire anche dei gruppi e comunque di portare idee di calcio interessanti, secondo me è una scelta che può rivelarsi vincente. Poi solamente il campo, no, ci dirà se Fonseca è un allenatore da Milan. Io lo stimo tantissimo per questa grande fiducia e grande ottimismo che sempre riesce a trasmettere anche alla squadra. Ma a proposito di fiducia, ottimismo, Morata stesso dopo la partita ha parlato tanto di mentalità, no? Non hai avuto questa sensazione, perché io per esempio l'ho avuta, che alcuni giocatori del Milan, magari i più storici anche, o anche qualcuno che è arrivato l'anno scorso, fossero un po' figli dell'anno scorso a livello di mentalità, di energia, di vigore? Allora, stiamo ancora parlando di calcio d'agosto, quindi bisogna, certo, sicuramente dare, no, una dimensione anche alla partita che c'è stata contro il Torino. È inevitabile che ci sono dei giocatori che non possono essere brillanti già adesso per quella che è la loro fisicità. È bene anche sottolineare come per fare questo tipo di calcio fatto di possesso, no, e poi dopo di fiammate negli ultimi 25-30 metri si debba restare attaccati con la spina, no, per tutto il corso di 90 minuti senza, secondo me, farsi suggestionare anche da tutto quello che succede fuori. Il contesto credo che sia essenziale, cioè cercare di tenere fuori quello che può essere San Siro, quello che può essere l'atmosfera, che sia in casa, che sia in trasferta, quindi restare sempre connessi. È chiaro che poi cambiare radicalmente rispetto a quella che è la passata stagione non è semplice, ma ci vuole uno step di crescita importante. Vale per tutti, vale per non solo, prima ho citato Loftus-Cheek, ma vale anche per lo stesso Leao, che non può più permettersi delle pause per diventare un grandissimo campione. Vale ovviamente per tutti i centrocampisti che anche la passata stagione, se vogliamo, hanno avuto tanti alti e bassi, no, in questo filtro che tante volte è mancato lì davanti alla difesa, perché poi quando si subiscono tanti gol, me lo insegnate voi, non è solo un discorso della linea, e poi vale per i difensori, perché l'attenzione, la concentrazione, il tenere alta quella tensione lì è proprio di un difensore che non, di gol non ne vuole subire. Io vi lancio una provocazione, poi è una cosa che ho pensato nel post partita di sabato. Il fatto che oggi l'unico punto fermo della difesa, al di là di Maignan, nella linea 4 di Fonseca sia Theo Hernandez, l'unico che proprio non metti mai in discussione, ti fa pensare come comunque tutti quanti, secondo me, si sentano un po' messi in discussione quando giocano. Quali sono i titolari del Milan? Voi mi dite, sì, sulla carta magari Tomori, Pavlovic, e poi a destra è arrivato Emerson Rial, gioca lui. Ma siamo sicuri che siano questi? Questo credo che oggi sia un po' un limite. Qual è l'ossatura del Milan reale? No, è vero, assolutamente vero. Invece Tommaso, ti faccio come ultima domanda, mi leggo alla stretta attualità. Sarai a Parma a seguire il Milan, e adesso ti chiedo, al di là dei nomi, visto il mezzo passo falso, insomma, che si è visto contro il Torino, che tipo di approccio mentale ti aspetti anche a livello di equilibrio e anche dal punto di vista tattico magari da parte del Milan? Che Milan ti aspetti, insomma? Io mi aspetto un Milan intanto molto più cattivo e molto più ossessionato dal risultato, passami questo termine. Al di là della prestazione, in questo periodo qua, nel calcio d'estate, bisogna portare a casa i punti per rimanere attaccati un po' ai treni delle ambizioni. Quindi io credo che sarà importante vincerla quella partita, e sarà anche importante vincerla, se vogliamo, in maniera sporca, perché poi le prestazioni piano piano, soprattutto quelle di inizio stagione, si tende anche a dimenticarsele, quindi essere un pochino più pragmatico, più cattivo e anche più attento, perché soprattutto quando la palla ce l'hanno gli avversari, e la riaggressione, Fonseca l'ha battuto tanto nel post partita su questo, no? Andare a recuperare il pallone a metà campo avversario, ma in generale, no, la fase di non possesso deve essere fatta meglio, perché il Milan ha nelle corde le caratteristiche con i suoi singoli per vincere la partita con delle giocate individuali senza fare un calcio spumeggiante, ma dietro non può permettersi di concedere tanto. Una squadra che l'abbiamo vista contro la Fiorentina, ho avuto modo di riapprezzare, è veramente organizzata bene e dà continuità a quella che è la scorsa stagione. Quindi, nonostante fossero tanti giocatori già presenti in Serie B, quelli che si sono presentati in Serie A, stiamo parlando di giovani spensierati
Sì, si esaltano anche in casa, quindi il Milan deve fare una partita cattiva, una partita di quelle con malizia per portarla a casa, ancora di più del discorso tecnico e di bellezza estetica, ecco. Tommaso, grazie mille, buona giornata, buon lavoro e a presto su Radio Rossonera e buona partita e buon lavoro di nuovo per Parma Milan. Ci vediamo al Giardini, ragazzi. Ciao, ciao. Salutiamo e ringraziamo Tommaso Turci di DAZN. Noi torniamo qui, tra l'altro effettivamente era la riflessione sulla difesa, perché sono partiti ciao Tomori, sì. Ma ciao patatà.